Marco Simoncelli nasceva il 20 gennaio 1987 a Cattolica, ma è cresciuto a Coriano, dove iniziò a correre con le minimoto a 7 anni. A 12 anni fu proclamato campione italiano, così come nel 2000, anno nel quale gareggiò per il titolo europeo conquistando la seconda posizione. Ha debuttato nel motomondiale in classe 125 nel Gran Premio della Repubblica Ceca 2002 col team Aprilia Matteoni Racing. La prima vittoria nel motomondiale risale al GP di Jerez 2004, dove ottenne pure la pole position in un weekend contrassegnato dal Bagnato. Nel 2006 passa alla classe 250, il 2008 è l'anno della consacrazione, nonostante un doppio zero nelle prime due gare mette a segno 6 vittorie e 5 podi che gli valgono il titolo di campione del mondo. Nel 2010 passa alla MotoGP con la Honda del team San Carlo Honda Gresini, gareggiando insieme al compagno di squadra Marco Melandri. Ha ottenuto come miglior risultato un quarto posto in Portogallo e ha terminato la stagione all'ottavo posto in classifica con 125 punti. Nel 2011 resta nello stesso team ma con una moto ufficiale, conquista un podio a Brno, un altro in Australia fino alla gara fatale di Sepang del 23 ottobre quando perde la vita dopo il primo giro schiacciato sotto le ruote degli incolpevoli Colin Edwards e Valentino Rossi. I funerali sono stati celebrati il 27 ottobre 2011 nella chiesa parrocchiale di Coriano alla presenza di oltre 25.000 persone in diretta televisiva. Successivamente, seguendo le volontà dello stesso Marco, il suo corpo è stato cremato con le ceneri conservate in famiglia. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e ancora oggi il suo ricordo resta ben indelebile. A portare avanti il suo sogno ci pensa Papà Paolo con il team Moto3 e le azioni di beneficenza portate avanti con la fondazione intitolata al figlio. Oggi il Sic avrebbe compiuto 31 anni, tanti auguri grande Marco, sei sempre nei nostri cuori.